Amici e amiche di Rocambolesco, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi con Euro Truck Simulator 2. Allora, riprendiamo il nostro viaggio. Dunque, fatemi dare un'occhiata un po'. Eravamo a Innsbruck, adesso ci prendiamo una consegna e vediamo dove andare. Allora, accendiamo anche il motore. Adesso vediamo in che location ci porta il vento. Allora, eccoci qui. Porca miseria, eccoci qua. Allora, lavoro autonomo. Allora, questo sono 787 km, 28,60 euro. Questo ci dà 32,04 euro al chilometro. Consegna urgente e carico ad alto valore pure. Allora, calcoliamo un attimino, essendo una consegna urgente dobbiamo valutare un po' anche i tempi di consegna. Allora, la consegna è prevista tra le 5 e un quarto e le 6 e 45 di sabato, ci mettiamo 6 ore. Che ore sono adesso? Dobbiamo anche andare a dormire. Fermati qua. Allora, in 6 ore ce la facciamo tranquillamente. Ci mettiamo 6 ore dalle 11 dovremo farcela, se però non dobbiamo andare a dormire. Prossimo sosta di riposo fra 7 ore e 30, ce la facciamo. Quindi possiamo farcela. Quindi possiamo prenderla. Sì. Ok, eccoci qua. Allora, invio. Lavoro autonomo, dammelo pure che lo prendo volentieri. Accettiamo il lavoro. Ok, dove sta? Andiamo un po' dietro, vediamo se troviamo il posto. Questo benedetto carico qua. Eccolo qui allora. Dobbiamo correre però, ma no, neanche troppo. Eccoci. Oppala, perfetto, agganciamo. Ok, partiamo. È anche carico ad alto valore, quindi non è anche importante. Porca miseria, il tronco, pensavo di passarci sopra. Ok. Carico ad alto valore, dicevo, quindi dobbiamo anche stare attenti a non fare troppi danni. Beh, dai, finora siamo stati bravi, eh? Finora questa è una signora carriera. Quindi ci siamo, dai, andiamo. Ok, fuori. Non dovremmo metterci troppo, appunto, dicevo 6 ore, non so quanto sia di gioco, circa 20 minuti. A 360 km, sì, è proprio abbastanza, qua giù. Abbastanza corto il viaggio. Allora, rallentiamo un attimino, qui c'è il divieto, perfetto, andiamo. Paghiamo anche le rate del mutuo. Quanto sono? 5.780? Sti cazzi. Forza, forza, andiamo, sali, sali. Bravo, dai che ce la fai. Bravissimo.
Ok, perfetto, quindi adesso ripartiamo. Non manca tanto, all'acquisto del nostro secondo camion che ci permetterà di assumere anche un dipendente. Dobbiamo solo un po' trovare prima il camion che più ci rappresenta, diciamo così. Poi una volta fatto quello non dovremmo avere grossi problemi. Potremmo anche prendere in considerazione l'idea di fare un mutuo per magari per quei 20-30 mila euro che ci mancano. E così poi con due camion siamo più cattivi. Con due camion siamo più cattivi e più cazzuti. Quindi adesso vedremo, insomma, magari di vedere come va anche questo viaggio qui. Poi, insomma, abbiamo 54.000, questo ci dà circa 12.000. Sto facendo così due conti velocemente per capire se vale la pena fare il mutuo. Un ulteriore mutuo, anche perché non manca tantissimo prima alla chiusura di questi qui. Del primo manca poco, degli altri due che abbiamo fatto, perché se vi ricordate abbiamo tre mutui. Il primo dei tre, il più grosso, quello da 100.000, saremo circa a metà. Gli altri due li abbiamo cominciati da poco, però sono anche abbastanza irrisori come importi. Insomma, magari un mutuo da 30.000 riusciamo anche a permettercelo se poi guadagniamo bene col secondo autista. Chiaro, tutto dipende dai guadagni appunto del secondo autista. Però ci starebbe. Allora, facendo due conti rapidamente alla mano, allora adesso abbiamo 54.000 sostanzialmente. E anche se abbiamo un po' il camion leggermente danneggiato, un po' di scocca, vedo anche da fare rifornimento non fra moltissimo. Comunque, allora 54.000, questo ci dà 12 più qualche bonus, siamo intorno, oh, ecco, già un bel multone di 1.100 per il sorpasso, per il limite di velocità. A parte che eravamo proprio lì al limite, filo filo, sti stronzi. Vabbè, allora 53.000, dunque, rifacciamo i conti, più 12, arriviamo a 65. Ci vorrebbe un mutuo da 35.000 euro almeno per. No, ci sarebbe fare almeno un altro viaggio. Almeno. E poi ne riparleremo magari. Uno o due viaggi ancora prima del camion, circa. Intanto iniziamo, paghiamo anche le altre rate del mutuo. Siamo tutti più felici. Diventa più. Si chiudono prima i mutui, insomma, dai, almeno non voglio accumularli troppo. Se no sì che viene fuori un bel casino, poi ci freghiamo da soli. Anche perché non so appunto quanto guadagniamo col secondo autista, ma non molto, perché se non sbaglio, ora è da un bel poio che non ho il secondo autista qui su Euro Truck Simulator 2, perché ci ho giocato anni e anni or sono ormai. Ma se non sbaglio l'autista che noi prendiamo parte da Verona, prende il tragitto più breve che incontra, che delle offerte la fa e poi torna indietro vuoto, quindi capite anche voi che non è che ci sia tutti questi grandi guadagni. Poi davvero una riparte un'altra volta, però rientra sempre vuoto, se non sbaglio, che una volta mi sembra fosse così. Spero di no, ma mi sembra di sì. Oppure dal posto in cui arriva torna solo indietro fino a Verona, se trova un'offerta la prende, altrimenti torna indietro per l'appunto vuoto. Quindi poi non lavora sempre, anche lui fa tutte le sue pause e tutto, quindi ci vuole un bel po' per ammortizzarlo, in realtà il secondo autista, anche perché poi lui percepisce anche una paga, quindi è un po' un casino, un po' un casino. Però comunque dai, vedremo strada facendo vedremo, insomma, cosa combinare. Eurotrack è bello, per questo qui, per questo motivo qui, per il sistema economico che c'è sotto. Eurotrack è veramente molto bello. Attenzione, qui non vorrei mai superare di troppo i limiti di velocità, altrimenti ci fanno altre multe della Madonna. Vediamo se mi tiene il limitatore. Qui il cruise control. Sì, perfetto, perfetto, bene, bene, almeno gli 84 all'ora abbiamo il cruise control. Posso un attimino rilassarmi.
Se poi abbiamo anche da far benzina, non tramolto. Abbiamo ancora 1000 km, ce li fai in autonomia, perfetto. E abbiamo un po' di danni, un leggero danno, vediamo un po'. Un danno al 4%, sì, che possono essere un po' di pneumatici, può essere un po' di scocca. Niente di che comunque. Vabbè. Eccoci, ormai non manca molto. Ecco, se arriviamo un po' prima della consegna, dell'orario di consegna, e andiamo a farci un giretto per la città. Aspetta che questo qui mi fa cozzare. No, ok, andiamo a farci un giretto per la città, vediamo, sblocchiamo un po'. Attenzione, qui bisogna rallentare. Ricordo sempre cambio manuale, eh. Dicevo, se arriviamo prima dell'orario previsto della consegna, andiamo a farci un giretto per la città, sblocchiamo vari concessionari, le agenzie di lavoro, insomma, vediamo un po' la cittadina com'è, magari andiamo a fare benzina nel frattempo. Insomma, andiamo in scioltezza. Forza. Dai, dentro un'altra marcia, bravissimo. Questi cambi di autostrada qui rallentano parecchio, eh. Ok, cruise control e via, sereni. Ok, eccoci qui ragazzi, 17 km all'arrivo. Usciamo adesso dall'autostrada. Abbiamo il camion ben frenato, marce non troppo alte, perfetto, 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 andiamo. Siamo anche direi giusti proprio. Adesso arriviamo lì 5 e un quarto, è la consegna, sono le 4:40. Ora che arriviamo, troviamo il posto e qualche semaforo, parcheggiamo. Ci siamo, insomma. Andiamo. Forza, allora. Poi magari facciamo un giretto per la città, poi andiamo a Nanna e poi ci siamo, insomma, concluderemo qui il nostro episodio. Bene, bene. Ah, Norimberga, non ci eravamo ancora stati. Vabbè, meglio. Esploriamo un po' la città. Ciminiere qua. Che vanno. Allora, dobbiamo andare dritti. Frena pure. Un po' anche il nostro camion da fuori, cos'è, un trattore, un trattorone, sì, uno solo, però come sempre al suo stile, Scanio dentro quasi non si vede, lui è un uomo che non vuole farsi vedere, un po' suscettibile, lo sappiamo che è un po' folle. Ok, allora, aspetta, quinto, tre marce, altrimenti il camion non lo rivendiamo, poi non va più neanche al nostro dipendente. Ok, un altro semaforo. Sì, sto arrivando, tranquillo. Si vede questa musichetta di suspense che veramente è un cazzotto nei coglioni. Scusate il francesismo, ma un'agenzia del lavoro, perfetto. Ok, freccia a sinistra, dai che arrivo. Forza ragazzi. Ecco, il parcheggio per evitare di perdere troppo tempo, lo facciamo quello. Sì, ma vaffanculo però, scusate. Mi sono venuti addosso. Allora, se mi hanno danneggiato il camion, il carico. Vabbè, non commento. Non commento. Fermiamoci, va. Ok, questi ci fanno passare, meglio. Eccoci qui. Salve.
Dove me lo fa mettere? Qua è un po' un casino, qui è easy, tanto l'esperienza per quello che ci dà non cambia niente. Lo mettiamo qui così per evitare di, di accumulare troppo ritardo, sostanzialmente per quello, non vorrei poi perdere un'ora di gioco nel parcheggio, allora glielo metto così. Eccoci qua. Ci arriviamo prima, ci dà big money. Eccellente. Vediamo. Cazzo. Bonus. Ah, c'è anche il bonus di carriera, questo non lo sapevo. La vita di grado 3 per i trasporti a lungo raggio. Bene, merci preziosi e consegno oggetto. Va bene, va bene, va bene. Andiamo a farci un giretto. Un attimino per... Fermati qui. Per la città, nel senso che andiamo magari ad esplorare un po'. Andiamo più che altro a fare rifornimento per i prossimi viaggi. Ah, c'è anche una barca. Fatemi vedere un attimino sulla mappa. Eccoci qui. Dov'è che c'è il rifornimento? Quello dei lupi. Possiamo andare qui. Vediamo un attimino di... Ah no, qui c'è... Ok, andiamo qua così allora. Va bene. Destra, poi dritto, poi destra. Dai, vediamo di ricordarci. Vediamo di ricordarci. Allora, il posto. Allora. Prendiamo un po' sto camion qui perché inizia ad avere qualche problemino. E qualche pacca anche, se stiamo attenti ogni tanto gliela diamo, eh. Porca troia, nuovo rosso. Anche lì si è accesa una spia. Vabbè. Poi ci sono i semafori anche abbastanza lenti ultimamente, sarà la nuova patch. Ma siamo cattivi on the road. Adesso però dobbiamo cambiare il camion, abbiamo esigenze più che altro per i trasporti pesanti, i trasporti eccezionali. Per questo ci servono camion con più performance. Altrimenti non tira, non tira. Allora, qui c'è l'hotel per dormire. E quasi quasi lo farei subito io. Andiamo a dormire subito, dai, così ci lo togliamo dalle palle, porca puttana. Ok. Tac, tac. Invio. Ok, andiamo. Mi sorge il dubbio che magari adesso il meccanico però alle 2 di notte sia chiuso. O è solo il concessionario? Non mi ricordo. Andiamo a vedere, va. Andiamo a vedere se è aperto o chiuso. Spero sia aperto, sinceramente. Ok. Vediamo, vediamo allora cosa abbiamo qua. Dimmi che sei aperto, dimmi che sei aperto. Là. Sì, è aperto. Officina, devo riparare un po' di roba. Ruote, motore, 2007, pensavo peggio. Va bene, va bene, va bene. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio di... Eurotrack Simulator siamo arrivati alla conclusione. Lasciate un like e condividete, mi raccomando, se volete supportare il canale e la serie, che è importantissimo, se vi piacciono gli episodi, così siamo più numerosi, insomma, e magari qualcuno scopre anche giochi nuovi, che è in realtà la funzionalità del canale YouTube.
Ricordo anche la mia pagina Facebook, Rocambolesco YouTube. E nulla, ragazzi, a me non mi resta che salutarvi come sempre e darvi appuntamento alla prossima. Un cordiale saluto da Rocambolesco.